dire, lo faccio con grande passione, perché quando mi trovo in situazioni di questo tipo, al di là del fatto che c'è mio fratello e che quindi si crea questo minimo imbarazzo, al di là di tutto questo le dico, quando mi trovo a parlare di Sicilia, a parlare delle ricerche che faccio, a parlare di quello, del lavoro che quotidianamente, dico per passione soprattutto, faccio, ecco, per me è una gioia. Quindi non lo considero una fatica particolare, diciamo uno sforzo particolare. Quando me l'ha detto Nello, dico, io sono stato felice di accettare l'invito. Vedo che anche se l'orario non è di quelli, diciamo, consueti, siete tutti qua e quindi questo è un ulteriore, e vi ringrazio appunto per la presenza, un ulteriore stimolo a quello che diremo. Ecco, io faccio un lavoro particolare, cioè faccio tanti altri lavori, ma un lavoro particolare, quello di rivisitare la storia. Che significa rivisitare la storia? Voi sapete che c'è questa tendenza o questa corrente revisionistica. Noi abbiamo degli assunti storici, alcune verità rivelate, ecco, tra virgolette, per le quali che noi accettiamo senza discutere. In realtà vi sono dietro l'immagine, uso un termine alla Zeri, ecco, dietro l'immagine c'è qualcos'altro. Perché in realtà la storia che noi normalmente conosciamo non è quella che realmente abbiamo vissuto o che si è trascorsa. Ecco. Ma questo lavoro, voi mi dite, ma che serve? Ecco. La storia non è un fatto che si colloca nell'accademia, si colloca nella biblioteca, si colloca in luoghi, diciamo, lontani da noi stessi. La storia invece ci appartiene, non per ribadire o ripercorrere il solito schema ciceroniano della storia magistra vitae, che non è vero, perché normalmente ripetiamo gli errori, c'è il corso e il ricorso invece degli errori, ma perché noi ci possiamo accorgere, possiamo capire il perché di alcune vicende nelle quali siamo protagonisti. Noi viviamo in un tempo, ecco, la storia si colloca nel tempo, viviamo nel tempo, possiamo capire il senso, il significato di questi avvenimenti. Perché è avvenuta una determinata cosa? Non è che avviene una determinata cosa così perché c'è una casualità. Sì, esiste nel caso, ecco, però c'è anche una serie di premomenti che portano e conducono a quell'esito. Ecco. Questo è più o meno lo schema di come io lavoro. Devo dire che ho affrontato tanti argomenti, ma soprattutto il focus su cui ha centrato la mia ricerca è la storia siciliana. Non per campanilismo, per regionalismo, perché siamo tutti siciliani, amiamo questa terra che offre tanto e che purtroppo è governata male, questo lo dobbiamo dire. Perché quando vi dicono, o quando dicono, questa terra è povera, non è vero. È il modo in cui è governata che la rende povera. E l'ha sempre resa povera, e lo vedremo anche in questo percorso storico che facciamo. Quindi non per campanilismo, ma proprio perché questa storia presenta degli aspetti e delle verità che vanno rivelate, vanno comunicate soprattutto, perché il problema è questo: c'è una ricerca accademica, io frequento molto l'Accademia, insegnato all'università, però l'Accademia tende ad essere autoreferenziale, a raccontarsi le cose, ma non a trasmetterle. Purtroppo è uno dei limiti delle nostre università, del nostro studio. Io in questi, vi devo dire, ho frequentato parecchie università straniere, ho fatto lezioni in Germania, ad Amburgo, a Stoccarda, ho fatto anche qualche cosa a Parigi, fra l'altro Parigi mi ha gratificato ultimamente perché il mio ultimo libro è stato recensito dal professore Thierry Cousin e verrà tradotto in francese, quindi immaginate. Però ecco, là si lavora in una maniera diversa. Si lavora per la società, non solo per la soddisfazione autoreferenziale di avere prodotto qualche cosa, ma produrlo per, ecco, il discorso del per. Entriamo nel nostro argomento. Partirei da un dato significativo, o meglio, da un libro significativo.
Nel 1917 Giovanni Gentile, voi conoscete, è stato il più grande filosofo del Novecento italiano, ha fatto un po' di contestazione con Benedetto Croce, di cui in parte è stato allievo, ma comunque è Giovanni Gentile, è il personaggio che specula e ha questa intelligenza speculativa molto spiccata e ripropone uno schema interpretativo della dialettica in maniera assolutamente originale. Giovanni Gentile, dicevo, scrive, dice mia zia che si chiama Giovanna Gentile proprio per lui, Giovanni Gentile scrive un libro che in un certo senso è stato fondamentale, anche se pochi lo conoscono, ma è stato fondamentale anche per la visitazione della nostra storia. Scrive Il tramonto della cultura siciliana. Il libro lo scrive nel 1916, e lo propone nel 17 all'editore Zanichelli, viene pubblicato nel 1919. Che cosa dice Giovanni Gentile? È un libro fondamentale. Dice che a un certo punto, con l'unità d'Italia, la storia siciliana si è riversata all'interno della grande storia nazionale, quindi non è più necessario guardare la storia siciliana nella sua identità. È una sentenza di morte per un'identità che invece doveva essere sottolineata. Fra l'altro, proseguendo in un discorso che era già stato fatto nell'Ottocento, i grandi storici e uomini di cultura dell'Ottocento siciliano sostengono che non è necessario una storia siciliana, è necessaria invece una storia nazionale. Io non sto facendo il discorso naturalmente sicilianista, io corro i sicilianisti, sono quelli che hanno determinato le più grandi tragedie di questa terra. Però, ecco, bisogna riconoscere che nessuno conosce la storia siciliana. Conosciamo le grandi vicende nazionali, parliamo tanto di Garibaldi, parliamo tanto di Prima Guerra Mondiale, però, ecco, che cos'è stata la storia di Sicilia? Qual è la sua identità? Qual è il suo percorso? Quali sono le sue coordinate? Non le conosciamo. Eppure, questa è una storia che ha un'identità particolare, specifica, che va invece sottolineata molto, molto spiccatamente. Noi, l'ultimo grande storico siciliano è stato Rosario Gregorio alla fine del Settecento, dopodiché c'è stato il silenzio in termini naturalmente di sottolineatura della storia, perché abbiamo avuto grandi storici, per esempio Michele Amari, però ha fatto una storia siciliana nazionale. Questo è il problema di fondo, è proprio questo, recuperare il percorso storico identitario della nostra terra, confrontandolo poi, riversandolo in quella nazionale. Cioè, come diceva Sturzo, non è che il fatto che ci sia l'autonomia sia in contrasto con la realtà nazionale. Il suo tema era la regione nella nazione, ecco, l'identità regionale che va sottolineata, però riversata nel contesto nazionale, come contributo originale, specifico, identitario di una vicenda che va sottolineata. Per cui andiamo un pochettino, perché altrimenti la facciamo troppo lunga, andiamo a centrare alcuni problemi. Noi abbiamo una serie di miti che non sono miti che si possono collegare effettivamente alla realtà siciliana, sono miti che servono a costruire quel discorso di cui poco fa parlavamo, non per sottolineare, diciamo, le potenzialità, le capacità, le qualità di questa terra di Sicilia e ciò che ha spesso, ma per sottolineare invece come contributo nel grande mare magnum nazionale. E vi dico una cosa, cominciamo un pochettino a denunciare questi miti. Noi abbiamo per esempio la Sicilia araba, tutti parlano di Sicilia araba, poi abbiamo Federico II, poi abbiamo i Vespri, poi abbiamo le grandi, faccio un salto naturalmente di secoli, le grandi rivoluzioni che porterebbero all'unità nazionale, la rivoluzione del 12, la rivoluzione del 20, la rivoluzione del 48, del 60 e così via, tutti eventi però finalizzati ad un effetto, cioè collocare l'identità siciliana, collocare la storia siciliana dentro la storia nazionale come se non avesse nessun tratto identitario specifico. Andiamo un pochettino a vedere, quando si parla la Sicilia araba, se vi dicessi provocatoriamente che la Sicilia araba non esiste, forse voi restereste un pochettino scioccati. In realtà
La Sicilia araba è stato un passaggio appena accennato di una dominazione, fra l'altro pesante, non è quello che vi hanno parlato di multiculturalità, vi hanno parlato di equilibrio fra le varie etnie, di cultura, in realtà non è proprio questa. Cioè, se andiamo a scavare dentro questa storia millenaria e questa storia della dominazione, io parlo di dominazione, non sto parlando, perché negli altri casi non parlo di dominazione. In questo caso si tratta di una dominazione, cioè una sovrapposizione di una cultura su culture originarie, ma una sovrapposizione soffocante, nel senso che se andiamo a leggere un pochettino le carte, siamo inquinati dal discorso che Michela Mari ha fatto, esaltando, per ragioni che poi diremo, e speriamo di avere il tempo di dirlo, perché sono tante le cose che dobbiamo dire, ecco, per ragioni politiche, ecco, ha fatto questa esaltazione praticamente negando o falsando quella che era la realtà. La dominazione araba ebbe come segno distintivo la sopraffazione delle culture, cioè come tu normalmente l'Islam dove si colloca fa, ecco, cercare di soffocare le culture originarie. Se voi andate a leggere una cosa banale che nessuno legge, l'editto di Omar che viene applicato in Sicilia, così come vi rendete conto che dice, ma cos'è? Cioè, c'erano tutta una serie di vincoli, di limiti a chi non era islamico che rendevano impossibile non essere islamico. Dal fatto che, cominciamo da una cosa banale, cioè colui che non era islamico, fosse ebreo, fosse cristiano, fosse atei, allora non c'erano perché la religione era predominante, ecco, non potevano cavalcare, per esempio. Allora il mezzo di trasporto non c'era, la macchina, c'erano i cavalli, e il non islamico non poteva cavalcare, era riservato solo agli islamici. Ma anche, questa è per dire una cosa banale, ma c'erano tantissime altre cose, come per esempio una tassa terribile che ancora oggi c'è nei paesi islamici nei confronti delle etnie oppure delle culture, certe molto più attenuate, era la jizya, che era una tassa di capitazione. Dice, tu vuoi essere cristiano? Vabbè, sei libero, però pagami la metà di quello che prendi. Ecco, questo è chiaro che in una condizione così soffocante, per esempio, oltre la metà dei siciliani si dovettero convertire all'Islam. O muori, o pigli sta minaccia, o ti butti sta minaccia, chiaramente. Quindi queste cose però non le sappiamo. Come non sono diffuse. Come non è diffuso, per esempio, il fatto che noi dice, ma abbiamo quella concezione, parlo sempre del momento arabo, poi parleremo di un altro aspetto, ecco, della Sicilia che fiorisce, i giardini, le culture nuove, eccetera. Ma è vero questo? È vero e non è vero, perché in realtà deforestazione di questa terra, se giampilieri, cose che oggi abbiamo, tutte queste situazioni, le dobbiamo in gran parte alla presenza degli arabi, perché gli arabi deforestarono perché mancavano di legname. Noi eravamo colonia del Nord Africa, ecco, del Bey di Tunisi, portavano a Tunisi il nostro legname. Loro non avevano questo, dovevano costruire le navi, dovevano costruire le case, cioè avevano bisogno di deforestavano in maniera incredibile. Poi hanno introdotto tutta una serie di elementi che non sono tipici della nostra cultura, ma sono tipici della cultura di un mondo che è arido, cioè praticamente l'introduzione, per esempio, della pastorizia, ma soprattutto le capre. Voi ben sapete che le capre mangiano tutto. E quindi l'impoverimento del territorio, del terreno, quindi l'inaridizzazione di una realtà che veramente... quindi lasciandoci, ci hanno dato delle cose importanti, hanno portato delle culture nuove, l'arancio, tutta una serie di queste cose, però nello stesso tempo ci hanno penalizzato in quegli aspetti che, diciamo, è la proiezione verso il futuro.
Questo per dirvi un mito da sfatare. Oppure quello, e chiudo su questa breve, la facciamo troppo lunga, dicevo, ecco, un'ulteriore cosa, noi, per esempio, parlando di questa dominazione, dimentichiamo che invece i fondamenti del riassetto culturale, ecco, ambientale, il paesaggio agrario, come lo definiamo noi storici, il paesaggio agrario era stato ridefinito dai bizantini. I bizantini avevano fatto delle opere di grandissimo, quando sentite masseria, per esempio, il termine masseria viene da massa, che è un termine greco-bizantino, ecco, e avevano creato queste unità culturali che erano, avevano reso abbastanza interessante la produzione agricola siciliana. Questo per dirvi un'altra cosa. Poi un altro argomento è i Normanni. Dei Normanni non sappiamo quasi niente. Sembra che sia un piccolo periodo, un appendice del periodo arabo. Infatti si parla, io ho avuto anche dei conflitti, diciamo, dialogici naturalmente, così, con alcuni personaggi, cari amici, che però è la cultura arabo-normanna. Io la rifiuto, non esiste. Il problema è che la cultura arabo-normanna esiste una cultura normanna che poi non è una cultura normanna, i normanni non erano portatori di cultura, ma è la sussunzione di una serie di culture latine e orientali che venivano riprodotte sul nostro territorio. Quindi una cultura estremamente sincretica, ma è di grande rilevanza. Quella, per esempio, è stata la cultura in cui la multiculturalità, che è diversa dall'interculturalità, è un termine molto complesso, in cui le culture stanno una accanto all'altra, vivevano venivano sostenute e vivevano in maniera equilibrata. Quindi c'erano le chiese cristiane, le chiese greche, c'erano le sinagoghe e c'erano pure le moschee, e vivevano tutti in grande serenità e tranquillità. Quello era il periodo normanno, ecco. Ora applicare, spostare il periodo normanno al periodo arabo è veramente un delitto, che è stato fatto con una vocazione, non è che è stato fatto così, perché c'era una tensione ideologica a spostare queste cose. Quindi il migliore periodo della Sicilia è stato proprio quello normanno, in cui si è creato il regno di Sicilia. La nazione siciliana prima non esisteva, cioè il senso della nazione siciliana non esisteva. La nazione siciliana nasce con il periodo normanno, che fonda il primo regno di Sicilia. Nel 1130 Ruggero II, il più grande personaggio della storia di Sicilia, fonda un regno che diventa un riferimento per tutta, non solo per la Sicilia, ma un riferimento per tutto l'Occidente. La Sicilia in quel momento è centro del Mediterraneo. E qui andiamo ad un altro mito, il mito federiciano. Ci hanno creato questa idea di un Federico II, non sentiamo parlare questo Federico II, grande personaggio, indubbiamente, di grandissima levatura, uomo di grande cultura, non come il nonno Ruggero, che era molto più colto, però questo confronto non lo fa. Uomo di grande qualità politiche, intelligenza viva, tutte doti che erano proprio del nonno. C'è stata una sorta di trasposizione, amplificando quello che era il valore del personaggio. Personaggio quindi grandissimo, ma non per la Sicilia. Cioè il siciliano, se lo dice un pugliese, se lo dice un napoletano, se esalta Federico un anconetano, ha tutta la ragione di farlo. Ma non un siciliano, perché Federico per la Sicilia ha rappresentato il negativo. Federico II della Sicilia non gliene fregava un tubo. Ha praticamente utilizzato quello che era il regno più ricco del Mediterraneo, perché era il regno più ricco del Mediterraneo, i Normanni erano riusciti a fare pure questo, l'ha utilizzato per le sue guerre, per finanziare le sue guerre e le sue visioni, diciamo, imperiali, per cui il passaggio da centro del Mediterraneo, la Sicilia è diventata con Federico II periferia dell'impero. Quindi un certo masochismo siciliano nell'esaltare questo personaggio come se fosse un personaggio positivo per la Sicilia.
ripeto, per la Sicilia, per altre regioni, per altri, per la Germania, è un personaggio positivo, ma per la Sicilia certamente no. Questi sono aspetti e miti che vengono demitizzati. Un'altra cosa importantissima, poi un altro evento nazionale che diventa un riferimento nazionale è la guerra, è il Vespro, la rivolta del Vespro, ecco, contro gli Angioini, i siciliani si rivoltano, non è vero niente, i siciliani non si sono, una piccola parte, è stata una, il Vespro ha un'altra dimensione, può essere interpretato in maniera completamente diversa, o meglio, è qualcosa di diverso di quello che è rappresentato, ancora una volta il colpevole è Amalia, sempre lui, perché lui aveva un interesse specifico, poi alla fine vi rivelò qual era l'interesse specifico di Amalia. La guerra del Vespro è stata una, giaccherie siciliana, condotta, gestita in maniera luciferina da alcuni personaggi. Cioè, che cosa stava facendo Carlo D'Anciò? Il personaggio, quindi quello che è incriminato, era un personaggio anche di grande lucidità, di grande cultura e di grande capacità politica. Carlo D'Anciò stava rimettendo a posto le regole, cioè stava ripristinando le regole. In questa Sicilia, ieri, oggi, domani, dopodomani, quello che manca è il ripristino delle regole. Ognuno pensa di poter fare quello che vuole e se ha il bastone del comando in mano, guarda, quello che succede Dio solo lo sa. Ecco. Che cosa stava facendo? I baroni, che erano il vero, motore di questa realtà, i baroni facevano quello che volevano. Mentre Ruggero era riuscito a comprimere, l'arroganza baronale, e Federico l'aveva lasciata andare perché lui era interessato ad altri, purché gli davano i soldi, purché gli davano le risorse, purché ricavava quello di cui aveva bisogno, non gliene fregava un tubo di quello che succedeva qua. Invece Carlo D'Anciò, che era un uomo di grande lucidità e un uomo capace di amministrare, dice: ma qui come vanno le cose? Qui il re sono io, le regole sono queste. E i baroni volevano il nero misto imperio, volevano fare quello che volevano nei loro territori. Allora con Ruggero c'era la possibilità, attraverso un meccanismo molto complesso che è inutile spiegarvi perché non abbiamo il tempo, c'erano dei magistrati che lui mandava nei feudi per vedere come stava la gente, se pativa la fame, se veniva oppressa, e poi si poteva chiedere sempre giustizia al sovrano. Dopo questa cosa venne annacquata, per cui il poveraccio, il contadino, il lavoratore, quello che era subalterno, subiva l'arroganza violenta senza potersi rivolgere a nessuno. Chi faceva giustizia era solo il barone. Questa cosa, opportunisticamente, per tanti motivi, Carlo D'Anciò non l'accettava. Dice: la giustizia la faccio io, le regole sono queste. L'appropriazione non è possibile perché questi baroni si erano appropriati delle terre demaniali, cioè delle terre che non erano loro, erano comuni, e avevano creato tutta una serie di situazioni per cui era un caos. Cercò di ripristinare le regole e allora a questo punto naturalmente i baroni non ci stavano e suscitarono questo movimento. Estremamente, perché il ribellismo siciliano, l'animosità, la passione dei siciliani è nota, ecco, montarono questa protesta contro il sovrano, contro appunto Carlo D'Anciò. E dentro questo discorso si collocò anche una vicenda internazionale sul controllo del Mediterraneo, perché Carlo D'Anciò aspirava a conquistare l'impero bizantino. Ecco, il Basileus bizantino a questo punto che cosa fa? Finanzia, quindi non è che è stata una cosa spontanea, è stata una cosa montata e finanziata, finanzia la rivolta. Arrivarono casse d'oro per i rivoltosi per poter scalzare Carlo D'Anciò. E quindi è riuscito
riuscirono in questo effetto incredibile. Poi arrivarono naturalmente, siccome i baroni non erano in grado ad un certo punto di governarsi, perché ognuno tirava alla propria parte, tirava, si dovettero, perché era stata creata una piccola repubblica, un periodo di repubblica siciliana, quando videro che non era repubblica aristocratica e oligarchica naturalmente, quando videro che non erano capaci di governare perché c'era bisogno di qualcuno che doveva in qualche maniera mediare, chiamarono gli aragonesi e questi qua arrivarono diventando i padroni della Sicilia, fra l'altro della gente morta di fame, perché gli aragonesi sono stati i sovrani siciliani più malandati dal punto di vista economico. Addirittura, per dirvi una cosa, voi sapete che sono state aperte più volte le tombe dei sovrani, di quella di Federico II, quella di Ruggero. E allora, siccome non avevano la possibilità di creare monumenti funebri, e allora buttavano i loro re dentro le tombe degli altri, per cui abbiamo, per esempio, per dirvi una cosa, nella tomba di Federico II c'è pure Pietro II e c'è una donna, non si sa chi sia, sicuramente sarà una delle figlie di Federico III. Ma ancora di più, se voi andate a Catania, dove praticamente era diventata la Catania il centro del regno in quel momento, a Catania c'è una tomba dove ci sono 5 sovrani, uno sopra l'altro, perché non avevano i soldi per creare monumenti funebri, per vestire di pompa questa anche l'aspetto più diciamo più particolare, che è quello della morte, perché la morte deve essere anche manifestata in termini proprio spettacolari. Ecco, questa era, quindi, ecco, sono cose che più o meno queste cose non si sanno, non si conoscono. Io faccio un salto rapidamente perché c'è la dominazione spagnola che ha degli aspetti positivi e negativi nello stesso tempo. Là si collega un elemento importante, ecco, una delle cose importanti che vi voglio dire è che durante il periodo spagnolo Carlo V, per esempio, decide la fine della lingua siciliana. Fino a Carlo V la lingua siciliana aveva una sua dignità, era una delle lingue romanze. Tra l'altro, qualcuno credo abbia fatto studi classici, sicuramente eccetera, sa che se uno guarda la costruzione della nostra frase lì, abbiamo praticamente un'assonanza col latino. Noi diciamo siciliano sugno, ecco, latino sum, ecco, il verbo posposto. Questo significa che c'era questa vicinanza, la lingua siciliana era la più vicina. Carlo V decide che, venendo in Sicilia nel 1536, dopo la vittoria sugli arabi, o meglio sui turchi, e la conquista di Tripoli, decide che il siciliano non debba più esistere e fa come lingua ufficiale non lo spagnolo, attenzione, perché ha rispettato le, ma il toscano. Il toscano da quel momento, e se voi notate, la letteratura siciliana non esiste più. C'è qualche piccola espressione dopo Carlo V, dopo il 500, qualche piccola espressione, la parte medi, ecco, l'unico, oppure Antonio Veneziano, però non c'è una robustissima, noi non abbiamo né un Tasso, non abbiamo un Ariosto, non abbiamo personaggi che di questo tipo, abbiamo piccole cose che diventano quasi provinciali, quasi marginali rispetto alla grande cultura. E il toscano invece che cresce, che diventa la lingua nazionale, poi verrà naturalmente nazionalizzato dopo il 60, per ancora un po' prima, quando Manzoni dice dà le coordinate, pertanto la lingua toscana aveva espresso personaggi come Dante Alighieri, come Petrarca o come mi sfugge, va bene, andiamo avanti. Boccaccio, ecco, come Boccaccio, e poi è seguito Machiavelli, Guicciardini, sono tutte espressioni di questo mondo toscano estremamente colto, estremamente raffinato, capace di intuire i percorsi culturali, avere questa grande capacità intuitiva. Quindi questo è, diciamo, il fatto più importante. Da quel momento la Sicilia comincia ad essere parte
di una realtà più grande, che non è la realtà nazionale, perché ricordiamoci una cosa, in Sicilia il problema Italia non si pone. Sembra strano, noi abbiamo questa idea che ci sentiamo italiani, non esiste questo problema. Cioè, in Sicilia fino al 1860 il problema non esiste, l'Italia non esiste, si comincia a parlare d'Italia nel 48, prima del 48 non c'era, nessuno parlava d'Italia, e andiamo, assaltiamo un altro, un pochettino, andiamo un pochettino più avanti. E mi voglio appuntare sulla rivoluzione del 1812. 1800, voi sapete che dopo gli spagnoli arrivarono gli austriaci di Carlo VI, poi arrivarono i piemontesi, Vittorio Amedeo II. Vittorio Amedeo II tentò di rinnovare un pochettino l'amministrazione o la realtà siciliana, poi si accorse che era superiore e per la capacità di intuire che qui non c'è niente da fare, ecco. E allora a un certo punto chiese di cambiare la Sicilia con la Sardegna, dice preferisco prendermi la Sardegna e lasciarvi la Sicilia, e la lasciò naturalmente ai Borbone, il Borbone di Napoli. Carlo III è stato il primo sovrano Borbone, era un uomo di grandissima lucidità politica, culturale, era uno di quei, ecco, chiamiamoli, ci fu una definizione generalizzata, sovrani illuminati, cioè erano autocrati che cercavano di modificare, di cambiare la realtà, di modernizzarla, e naturalmente ebbe un grosso impatto sulla realtà anche siciliana, non solo meridionale ma anche siciliana. Inizia questo periodo borbonico che è contrastante, cioè ci sono dei momenti di grande, perché c'è questa tensione alla modernità che nasce da questa intuizione del sovrano illuminato, quindi tensione alla modernità ma nello stesso tempo riflusso, perché i Borbone avevano un tratto da un lato paternalistico, dall'altro lato autoritario, avevano questo tratto un po' questa dicotomia che non riuscivano mai a comporre razionalmente, e siamo arrivati, diciamo, alla rivoluzione francese, sapete che arrivano grandi novità, in Sicilia però non arriva niente, c'è solo un piccolo episodio, non filtra niente, perché nonostante la Sicilia non sia mai stata un'isola, questa è un'altra cosa che bisogna dire, culturalmente non è mai stata un'isola, perché è stata sempre all'interno di un contesto europeo, di un contesto occidentale, però nello stesso tempo c'erano delle chiusure che erano determinate, chi aveva questa sensibilità verso l'Occidente, e avevano i grandi titoli, i baroni, erano loro che potevano dialogare con il mondo più vivace che c'era in Europa. E anche la Rivoluzione francese arriva filtrata da questo potere. Ecco. Allora, che cosa succede? A un certo punto succedono due cose. La prima è la paura della modernità. La modernità che cosa porta? La riconfigurazione del potere. La modernità può portare a scalzare quelli che erano i poteri tradizionali. E l'altra cosa è invece il problema economico. Il problema economico è un problema più forte, perché le classi forti, gli aristocratici siciliani, come voi ben sapete, basta girare per le nostre grandi città, avevano consumato tutto quello che avevano, patrimoni immensi, ricchezze favolose, naturalmente sulla pelle dei poveri contadini, della gente che lavorava, perché era questo il discorso, lo sfruttamento per lo sfruttamento, visto che avevano questa autonomia forte, o si ritagliavano questa autonomia forte, che cosa succede? Che ad un certo punto queste risorse mancavano e cominciarono ad indebitarsi. Qui ci sono, basta fare un po' riferimento al Gattopardo, vi ricordate Don Calogero Sedara? Ecco, Don Calogero Sedara che è colui che prima cappellotto, prima comincia a prestare, usuraio, comincia a prestare a questi baroni. I baroni a un certo punto si indebitarono in maniera impressionante. Come potevano onorare questi debiti? Non potevano onorare questi debiti perché non avevano niente, baroni. Perché non avevano niente? Perché i feudi, cioè le immense proprietà, i feudi, non erano proprietà privata, non erano commerciabili.
cioè non si poteva vendere un feudo, era un beneficio del sovrano, quindi non potevano onorare. Allora, a un certo punto arrivò il momento del crack, ecco. E come dovevano fare? A un certo punto bisogna cambiare le cose in qualche maniera, cambiare per non cambiare. Ricordate l'assonante, il bel detto di Tancredi Falconieri? Allora come lo fa? Con quella che si chiama rivoluzione del 1812. Nel 1812 c'è, l'anno prossimo celebreremo i 200 anni, fra l'altro io sono nel comitato delle celebrazioni. Nel 1812 in Spagna avviene un sommovimento e gli spagnoli, soprattutto erano i militari spagnoli di origine murattiana, cioè erano quel gruppo formato da Napoleone e così via, chiedono la Costituzione e fanno una Costituzione democratica, c'è cioè il pronunciamento di Cadice e quindi la Costituzione, l'approvazione di una Costituzione democratica, una Costituzione assolutamente rivoluzionaria per quei tempi, in cui si commistano elementi della Costituzione inglese, quindi del costituzionalismo inglese, con quello francese, con giacobino, quindi con elementi giacobineggianti. Che cosa succede a questo punto? Che questa è una cosa che fa paura agli aristocratici siciliani, fa paura anche perché a Napoli, proprio nel 99, c'è pure una cosa simile, nel 12 c'è pure una cosa simile, i napoletani si danno una costituzione proprio democratica, simile a quella di Cadice, i baroni hanno paura, e però trovano l'occasione buona per risolvere i propri problemi, con una fava a due piccioni, cioè chiedono la Costituzione, ma si fanno una Costituzione conservatrice, non solo, ma mettono dentro la Costituzione una serie di elementi che confermano il loro potere, primo fra tutti il feudo, che era beneficio, diventa proprietà privata, e quindi possono ancora per qualche decennio spendere e espandere, poter onorare i loro debiti. E tanto è vero che poi, per tornare sempre al gatto pardo, il Senara diventa barone, ecco, perché acquista il feudo e acquista anche il titolo. Però questa borghesia, fra l'altro, raccogliticcia, che non è una borghesia, parlo dei vari Senara, di questi, che non è una borghesia però capace di, la borghesia nel suo DNA, la capacità di innovare, ecco, di correlarsi ai processi, di diventare protagonista anche rischiando. La nostra borghesia invece è una borghesia che tranquillamente si divide in due settori. Una borghesia, diciamo, di tipo professionale, avvocati, notai, medici, che cominciano ad arricchire e però vogliono tutti diventare baroni. Non è che vogliono costruire incrementare le proprie risorse attraverso l'attività industriale, attraverso il rischio, vogliono diventare baroni. E poi l'altro tipo di borghesia, che erano questi, gli usurai che prestavano soldi, che si erano fatti soldi sulla spalle degli stessi aristocratici e anche dei poveracci che lavoravano nei campi, erano gli ex gabellotti, eccetera. Quindi si è creato questo, e la Costituzione del 12 conferma, invece di essere una Costituzione, tutti parlano di Costituzione del Siciliano, invece di essere una Costituzione che innova, praticamente non fa altro che confermare i poteri forti. E così la Costituzione del 1820, nel 1820 viene un'altra rivolta, una rivolta contro Napoli, che si è data una Costituzione democratica, e quindi anche contro chi lo rappresenta, il Borbone. E nel 48 avviene quello, il 48 famoso, ecco. E sempre però con questa tensione a creare strumenti per confermare il potere, mai per innovare. Ecco, un dato però, che e poi saltiamo perché andiamo, pare che stiamo sforando i tempi, un dato da sottolineare. In questo filo rosso che lega questa lunga storia siciliana, i protagonisti sono, da un lato,
sono tre i protagonisti, i soggetti: il sovrano, che deve essere allontanato per gestire, non che deve essere eliminato, allontanato dalla gestione del potere. Quando mi riferisco a un fatto d'oggi, quando quasi dice lo Stato assente, io su questa cosa divento, mi fanno girare proprio, non è che lo Stato assente, lo Stato viene allontanato da chi ha interesse ad allontanarlo. Non è vero che lo Stato assente, lo Stato viene allontanato. Ecco. In secondo luogo, quindi questo elemento, e poi quindi il sovrano, poi i grandi aristocratici, che sono quelli che ieri erano gli aristocratici, poi c'è la borghesia di un certo tipo, poi ci sono i grandi gestori del potere elettorale, che diventano i veri padroni, e quella che il mio amico Giuseppe Carlo Marino, lui è marxista, quindi ha le sue idee, chiama borghesia mafiosa. Ecco. Quella borghesia mafiosa che in fondo non è che mafia significa essere quello che va a sparare, cioè il comportamento, il modo di lo stile di vita, lo stile in cui come si atteggia è tipicamente quello della sopraffazione mafiosa, ecco, per darvi un'idea. Quindi, e poi ci sono le classi subalterne, cioè i ceti subalterni, i contadini, la gente, i sottoproletari, perché noi non abbiamo mai proletari. Cioè, non essendoci induce, non essendoci, abbiamo sempre sottoproletari, gente che vive ai margini della città, che vive di espedienti, di servizi, addirittura, per darvi un'idea così, il principe di Butera, Franciforte di Butera, aveva, voi conoscete il palazzo Butera, era enorme, ci sono 37 finestre, se voi le contate, 37 finestre, è impressionante. Lei aveva 800 dipendenti che lavoravano in questo palazzo, chi andava ad accendere il fuoco, chi gli lavava i calzini, chi vedeva, e quindi immaginate che cosa, che spese enormi, che cosa c'erano per dietro. Quindi questo sottoproletariato, insieme ai contadini, insieme alla gente, diciamo ai ceti subalterni, che cosa fanno? Normalmente in una situazione normale, ecco, in una terra normale, la nostra non è normale, dovrebbe diventare normale, ecco, in una terra normale questi hanno un atteggiamento di conflittualità nei confronti di chi gestisce il potere, di contrapposizione. Ma in realtà in Sicilia si verifica un meccanismo per cui i ceti subalterni sono consenzienti con i ceti dominanti. Cioè un appiattimento sui ceti dominanti, per cui tutte queste rivoluzioni siciliane, sicilianismo, vi dicevo poc'anzi, negativo assolutamente, sono praticamente rivoluzioni di appoggio a chi mi sfrutta, a chi mi domina, a chi mi sottrae quello che è mio. Ecco, è una cosa pazzesca, è veramente allucinante il discorso. E così quindi si gestisce questo. Io non la faccio lunga, vi voglio però intrattenere su un argomento che mi è molto caro, che riguarda la nostra autonomia regionale siciliana. Ecco, autonomia voluta, diciamo, a cui hanno aspirato sempre le maggiori intelligenze e uomini di cultura siciliani, da Fito Dondes Reggio, Emerico Amari e così via di seguito, tutta una serie di personaggi di altissimo spessore, che è stata poi diciamo disegnata nel bellissimo discorso del 1922 da Don Luigi Sturzo al congresso di Venezia del Partito Popolare, dove la regione per la prima volta si parla di regione, ma nei termini in cui noi la conosciamo. E poi Gaspar Ambrosini, che lavorò sul progetto di regionalismo, ispirandosi al regionalismo catalano. Ebbene, questa autonomia regionale è quindi un valore significativo. Voi sapete in quali termini nasce? Nasce in un momento critico, cioè la Sicilia occupata dagli alleati, nasce in Sicilia l'indipendentismo siciliano,
il partito indipendentista. Partito indipendentista guidato da chi? Se noi andiamo a vedere le biografie di questi personaggi, sono personaggi che appartengono proprio al ceto dominante. Sono tutti i vari Lucio Tasca d'Almerita, il duca di... mi sfugge, va bene, diciamo stare, il barone La Motta, sono tutti personaggi. E c'è poi un personaggio equivoco, estremamente equivoco, fino a Chiara Aprile, personaggio che appartiene a una lunga tradizione massonica, però di grande livello, perché il padre Camillo fino a Chiara Aprile è stato ministro, ministro della giustizia, ministro giusto della giustizia, perché noi anche da dirigente abbiamo una volta il ministro della giustizia, un altro solo, ma non nel grande livello. Scusate la battuta, me la permetto. Era un uomo di grande cultura, era uno dei massimi studiosi di diritto pubblico. Ebbene, fino a Chiara Aprile viene spiazzato dal fascismo, cioè lui era già, era arrivato sottosegretario, sarebbe diventato, era professore di diritto romano. E siccome era un uomo ambiziosissimo, ambiguo nella base, fatto di tutto per cercato di blandire Mussolini, di fare di questo, addirittura c'è una sola una cosa, io ho avuto una querella qualche giorno, qualche mese fa con alcuni suoi discendenti, i quali poi mi hanno dato ragione, praticamente questo signore è arrivato al punto di scrivere una lettera a Mussolini, perché voleva appropriarsi del direttore della direzione generale del Banco Sicilia. Alla direzione generale del Banco Sicilia c'era un signore, un ebreo. Scrive, dice, ma tu tieni un ebreo là e per di più antifascista. Guardate che uomo era, questo un miserabile, cioè è proprio di... Eppure domina questo, diventa monarchico, diventa repubblicano, cambia continuamente, cioè la realtà era di affermarsi ad ogni costo, di divenire l'egemone in Sicilia. C'è un'occasione, diciamo, per ritornare in pieno come protagonista di una vicenda politica. E dentro ci sono tutta una serie di personaggi, c'è anche Don Calogero Vizzini, ecco, uno dei personaggi forti del separatismo, quindi ci sono tutti personaggi, c'è Genco Russo, non è che... belle persone comunque. E allora, di fronte a questo meccanismo un po' complicato nel quale viene fuori questo movimento, che poi non era un movimento di massa, poi si scoprì che alla fine dietro, sotto il vestito nulla, arrivò a raccogliere 150.000 voti, non era una grande diciamo, forza. I maggiorenti siciliani, i soliti baroni, i soliti borghesi forti, danno vita a quello che è lo statuto regionale siciliano. Cioè, dicono, siccome c'è il movimento indipendentista, noi intanto affermiamo l'autonomia e smontiamo l'indipendentismo. In effetti era una cosa corretta, però qual era la logica che stava dietro questa scelta? Questa è una scelta nobile, a guardarla dall'esterno dice, bravo, hai fatto una cosa bella. E in effetti è una cosa buona e giusta, direbbe il prete. Ecco. La cosa invece era, sotto ci stava un altro disegno. Voi sapete che cosa succedeva nel dopoguerra in Italia? Si rimetteva in discussione tutto. C'era la resistenza, poteva succedere la qualsiasi, poteva diventare, cioè potevano cambiare completamente le regole in questa realtà siciliana e quindi cambiare anche le strutture di potere.